Ciao a tutti, io sono Steve Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Goldfield. Benvenuti, ben ritrovati nella nostra cittadina, ancora in versione vanilla, senza mod e senza asset. Ma come vi ho chiesto l'episodio precedente, magari l'avete anche fatto, io non ho ancora letto i commenti perché sto registrando questi episodi, visto che poi ci sarà, come ho detto su Discord, 2 settimane di pilota automatico. Quindi il canale andrà avanti col pilota automatico per 2 settimane e sto mettendo in canna, in coda, tutti i video da farvi vedere. Però ditemi se volete per caso qualche mod, cioè se per esempio una di queste mod che vedete, per esempio, se io pensavo di mettere solo Line Tool, poi pensavo di mettere Extra Landscaping Tools e Line Tool, Extra Landscaping Tools e Tree Controller, basta, io non metterei altro. Ovviamente verranno caricate le Asset Icon Library, perché ci vogliono lì dentro, ci sono alcune dipendenze, la Unified Icon Library come si chiamano, i18n che è la traduzione universale, insomma queste mod particolari. In teoria ce ne sarebbero tantissime, ma io non vorrei mettere mod che modificano la logica del gioco. Quindi già per me traffic è già da logica del gioco. Però ditemi voi se volete vedere il gioco vanilla così com'è. A mano che ci saranno le aggiunte, se ci saranno a agosto e poi a settembre, le potremmo vedere subito e non ci confonderemo con le mod. Il senso è quello che voglio darvi: se mettiamo più mod, mettiamo più, ci potremmo confondere, perché non sappiamo se deriva da una mod piuttosto che dal gioco vanilla. Quindi aspetto i vostri commenti. Nell'episodio precedente abbiamo messo un po' di scuole, abbiamo messo la nuova stazione di polizia urbana, abbiamo messo le scuole medie, che direi si andranno ad attestare al massimo, a stecca sicuramente, e abbiamo sbloccato un po' di cose, abbiamo messo il college classico, perché per adesso c'è questo, abbiamo messo la biblioteca, nel college abbiamo già 400 persone, ci costa anche questo un botto di soldi, però riusciamo a mantenercelo, siamo sempre a 77. Bene, direi che la prima cosa che abbiamo sbloccato, il trattamento delle acque reflue, e quindi potremmo andarlo a piazzare, oppure potremmo andare a piazzare il centro di riciclo con 880.000, o uno o l'altro. Io direi quasi quasi il centro di riciclo, così proviamo a vedere se riusciamo a farlo meglio, non lo so, perché potremmo appunto provare a mettere un centro di riciclo qua. Questo sta andando, non è che ci produce tanto, ci produce veramente poco. Abbiamo penato per metterlo, perché direi che il riciclo costa, inceneritore costa 1.000.000, quindi non è che costa addirittura meno, no, poco più che il centro di riciclo, dovrebbe produrre fino a 40 megawatt. Lasciamo il centro di riciclo per gli sviluppi futuri, e per adesso probabilmente stiamo facendo solo 7 megawatt, e dipende dall'efficienza, viene regolata automaticamente fino a un massimo. Quindi io per adesso lo lascerei così. Andiamo a vedere l'inquinamento. Allora, l'inquinamento, come vedete, lo porta in là, quindi ci va bene. L'inquinamento della terra la porta tutta qua, quindi questo non riusciamo a lavorarlo in maniera particolarmente strana.
dobbiamo decidere se tenere questo e se al posto di questo incrocio metterci un incrocio quadruplo tipo questo. Potrebbe essere un'idea, prossimamente lo potremo piazzare qua. Dobbiamo sbloccare un altro tile per metterlo, perché per metterlo così già fatto dobbiamo, come vedete, andare a sbloccare quello lì sopra. Però vabbè, si può fare, se no lo dobbiamo avvicinare troppo e ci andiamo, non ha così, avrebbe senso così. Lo facciamo andare qua e poi facciamo anche un ponte, così facciamo anche possiamo provare a fare un ponte o qualcosa del genere. Vedremo. Allora andiamo a mettere l'impianto di trattamento delle acque, allora, così andiamo a togliere da questa parte. Allora, trattamento delle acque reflue, ottimo. Questo non è inquinato ancora, quest'acqua, quindi non vorrei andare ad inquinarla. Se la metto qua la inquino sicuro, se la metto qua probabilmente no. Quindi ci metto una bella stradina, così mettiamo un po' di cose che abbiamo sbloccato. Il trattamento delle acque lo piazziamo qua, così eventualmente ci possiamo mettere varie cose, possiamo anche terraformare, ne possiamo mettere un altro qua. Andiamo a vedere quanto trattamento delle acque abbiamo. Allora, qui abbiamo il costo sale fino ad arrivare a 147.000, trattamento 400 e siamo a manetta. Benissimo, andiamo qui, andiamo a togliere questo qua, andiamo a cancellare, così non c'è l'inquinamento e piano piano si dovrebbe cancellare. Benissimo, andiamo a pagina giù, andiamo a cancellare anche questo e andiamo a cancellare anche questo. Ottimo, questo piano piano dovrebbe decadere e andare a togliersi. Ci siamo fumati direi un 7000 con l'impianto di trattamento. I parcheggi sono tutti a tappo, quindi secondo me anche questi, guardate, proprio tutti pieni. Come siamo messi con i parcheggi? Strade, strutture di parcheggio, pure ce ne sono, eh? Ci sono tante strutture di parcheggio, tutte che piacciono un sacco. E andiamo a vedere quali parchi abbiamo sbloccato. Quindi, allora, l'impianto di trattamento acque, avete visto, lo piazziamo qui, si aggancia automaticamente, vedete, c'ha le due blu e arancione. Il trattamento degli liquami è 428, come abbiamo visto, ce ne servono solo 99.000, quindi per un po' noi siamo a posto. Come acqua e ne eroghiamo 161.000. secondo me dovremmo avere anche quindi un qualcosa di positivo. Ci sono i vari miglioramenti e se ne può mettere anche più di uno, quindi queste sono le vasche, la lavorazione dell'acqua, e questo è un sistema di filtraggio avanzato. Quindi per adesso li lasciamo così. Il centro di riciclo ce lo siamo sbloccato per una seconda volta, abbiamo sbloccato i parchi grandi. Allora, i parchi grandi, andiamo a vedere dove possiamo mettere i parchi. Qua, perché questo abbiamo deciso essere la nostra struttura dei parchi. Bella così. Se io questa la metto così, si collega in automatico? Facciamo vedere. Ah, no, però. Ottimo. Direi che si integrano perfettamente con la villa da Rockstar e il suo palco per esibirsi, eh? Bello, mi piace. Molto, molto, molto bene.
Ok, così abbiamo fatto la nostra parte centrale, abbiamo staccato un po', non abbiamo, abbiamo fatto il nostro parco. Qui direi di andare a zonare anche da questa parte, così andiamo a tentare di tenere sempre il nostro, la nostra griglia, così, e andiamo qui. Direi che possiamo portarci comodamente con questa bella 4, ci portiamo fin qua, così, e andiamo ad aggiornare questa, così. Qui andiamo a metterci le, allora io ci metterei queste miste, ci mettiamo un po' di miste americane, miste europee, e da questa parte di nuovo miste. No, potrei metterla dritta così, ma vediamo un po' se riusciamo. Allora, per metterla dritta dobbiamo mettere un percorso qua, così, eccolo, perfetto, mi piace. E questo la mettiamo europee. Ci potremmo mettere un parco qua vicino, secondo me c'è un parchettino piccolo, eccolo qua, perfetto, parco giochi grande, perfetto, eccolo qua, un bel parco giochi, un bel parco giochi. E questo mettiamo così. Ok, così questa parte comincia a venire un centro, comincia a venire il nostro centro, va a degradare, però come vedete non viene altissimo, ma neanche assolutamente bassissimo. Ecco, qui siccome abbiamo fatto la strada, poi io contavo di prendere questi tile e andare a usare questo asse viario. Allora, dopo che abbiamo appunto messo queste parti, queste nuove cose, andiamo qui a andare a ultimare così. Direi che ci possiamo mettere un po' di case. Qui direi che possiamo metterci anche qua una bella 3 e qui una bella 2, e questa uguale. Ok, e così questa diventa un pochino periferia, e da questa parte identica ci mettiamo un po' di media densità, eccola qua, ne mettiamo altre 2 così. Queste le mettiamo così, mettiamo nordamericane, così. No, non queste. Ah, però non sarebbe male. Sì, mi piace. Potrebbe essere un'idea. Allora andiamo a mettere un po' di... un po' di case. Adesso qui le mettiamo a media densità. Così, giusto? Queste cosa sono? Ah, sono quella schiera? No, queste qua. Fammele mettere piccoline qua. Bene, bene. Così abbiamo zonato, vediamo se riusciamo a raggiungere le 20.000 persone. Ogni tanto c'è qualche problema di carro funebre. Come siamo messi con i servizi funerari? Siamo messi benissimo. Siamo messi benissimo perché abbiamo comunque il nostro cimitero e quindi... a posto, benissimo, benissimo. Direi che forse ci manca una cosa, ci manca, a parte l'unione di questo, che vabbè, a noi non ci interessa, direi che non abbiamo messo la manutenzione stradale, non l'abbiamo messa. Sì, eccola qua, c'è, sì, non mi ricordavo, ce ne sono 6 su 10. Bene,
Bene, però no, siamo stati qui, parcheggio non lo usa nessuno. Non lo usa assolutamente nessuno. Qui c'è un traffico pazzesco. Perché non vanno su e vengono qua? Perché? Se io questo invece di metterlo l'autostrada lo metto a 6, sapete che ci stavo ragionando? Voglio fare una prova. Voglio questa trasformarla a 6 corsie. Così. Quindi lo so che l'ho messa autostrada, le prime. Voglio assolutamente trasformarla. E questo... cosa sta facendo qua? Ah, questo non mi serve. Allora, qui ci sono dei semafori, direi. Non lo so, aspettiamo. Aspettiamo un attimo. Si sta formando un po' di coda. Proviamo a togliere subito i semafori. Poi qui nel mezzo ci potremo mettere il tram. Ok? Quindi questo direi che... Questi sono tutti fermi qua. Perché sei ancora fermo qua? Ah, per cui ce n'è una sola che gira? Come ce n'è una sola che gira? Urca boia. Sì, lo so, hai ragione, però so cosa dirti. Se ne fai una... Solo quella, se ne è risentita solo quella. Bah. Allora. Allora, dobbiamo mettere sicuramente un po' di autobus. Assolutamente. Qui perché questo si è fermato? Non c'è un autobus, non c'è niente. Se io togliessi l'attraversamento pedonale... Qui stanno venendo un sacco a piedi, ma a piedi messi male. Allora, vediamo di fare un ponte pedonale. Andiamo a farlo alto, quindi 7 metri e mezzo. Andiamo a fare un semicerchio, di modo da far... scendere l'altezza, quindi vediamo di farlo o a sinistra, ecco, lo facciamo da questa parte, dalla destra. Lo potremmo o unire in questo modo, però come vedete l'altezza non è, bisognerebbe farlo scendere leggermente di più, però mi piace di più il fatto che vada a perdere altezza in maniera un po' più graduale. Quindi ci facciamo una curva? No, perché risulta un pochino a cunetta. Quindi qua c'è un coso strano. Allora lo facciamo a mano togliendo lo snap. Molto bene. E dalla parte opposta facciamo simile. O lo facciamo così, però la pendenza viene o 13 o 15, quindi è un po' tanto. Facciamo la curva dall'altro lato. Facciamo finta che un architetto fantasioso lo abbia inventato, quindi facciamo il nostro ponte con il doppio arco e andiamo a prendere un po' di angoli per vedere se le persone lo usano per passare da una parte all'altra. Allora, qui c'è un po' di traffico, vediamo se questo attraversamento pedonale, come spero, visto che sono tutti qua, dovrebbero salire, già qualcheduno c'è, e ingaggiare da questa parte. Sarebbe interessante riuscire a farlo scendere anche di qua, ma non lo so. Così sarebbe una figata. Bello così doppio. Wow, così sì. Eccolo qua, mi piace. Vediamo. Come mai voi qui ci avete tutto questo traffico? Scusate. Secondo voi vi devo mettere un semaforo? Proviamo un po'. Mettiamo un semaforo perché ci sono troppe persone qua. Vediamo un po'. Se con un semaforo a velocità 3 si vanno
a un certo punto ne andranno da una parte, andranno dall'altra. Questi qua non capisco cosa stiano facendo. Questo sta fermo, questo sta fermo. Tutte ste persone che si muovono. O sono despawnate le macchine, e allora sono tutte ste persone che... Comunque il ponte comincia a essere usato. Ecco, dovrebbero andare avanti. Questo va avanti. La rotonda è sempre una cosa impressionante. Bene, lasciamolo girare. Abbiamo fatto il nostro ponte pedonale. Guardate che bello. Guardate tutte le persone che lo prendono. Abbiamo unito due punti. Qui ne abbiamo unito altri due. Abbiamo unito il centro e qua. Volendo possiamo anche unirlo da questa parte e far arrivare le persone da qua, però direi che ci siamo. Allora, come cosa finale, vediamo se riusciamo a mettere un anello. Ci mettiamo... cosa è successo qua? È successo un disastro qua. In attesa di un carro funebre. Mamma mia, è successo un disastro. E allora demoliamo. Ok, demoliamo. Bene, così si vanno a ripristinare. Probabilmente era rimasto qua. Esatto. Difatti questa è qua. Allora facciamo una bella cosa. Questa da qua. Non c'era quella nuova, potremmo mettere già quella nuova. Questa ne ha 6 ed è più mi piace già di più. La mettiamo qui al centro. Oh, benissimo. Come siamo messi con le caserme? Buono. Così siamo a posto. Ne abbiamo una vicino in centro e una da questa parte. Allora, l'autobus ci costa 31.000 al mese, che non è poco. E lo potremmo mettere per esempio da questa parte, tipo qua. Qui ci mettiamo il nostro deposito degli autobus. Lo mettiamo qua. E ci mettiamo la nostra prima, mettiamola americana. Allora, vediamo, facciamo un anello, lo facciamo correre in anello e così lo vediamo. Allora, ne mettiamo qua, poi lo facciamo andare da questa parte, ne mettiamo un'altra da questo lato, le mettiamo abbastanza spesse, Non lesiniamo sulle fermate, ve lo dico. Qui ne mettiamo un'altra. E qui, prima di uscire, ne mettiamo un'altra. Poi lo facciamo andare dalla parte opposta. Anzi, no, qui ne faremo un altro qua, industriale. Facciamo due linee. Quindi questo per adesso lo mettiamo qui dalla parte finale. Mettiamo esattamente speculari, più o meno qui c'è la strada e ci sono le scuole. Bene, andiamo a fare la prima linea qua e andiamo a fare la nostra linea autobus. E questo lo chiudiamo. Ottimo. Poi da questa parte ne facciamo un'altra, direi che la potremmo fare circolare così, quindi la facciamo arrivare qui speculare, una, qui ne mettiamo un'altra, mettiamo un'altra qua,
Poi lo facciamo arrivare qua giù in fondo, ne mettiamo un'altra da questa parte, lo facciamo fermare qua, gli facciamo fare la zona industriale, quindi lo facciamo girare qua, lo facciamo arrivare da questa parte, così. Bene, quindi abbiamo due linee, abbiamo fatto le nostre prime due linee di autobus, una blu e una la facciamo verde, e lasciamogli gli autobus che vuole lui, guardiamo un attimino se per caso è cambiato qualcosa. Quindi gli facciamo girare e andiamo a vedere che cosa può andare. Allora, qui secondo me questa strada è piuttosto messa male, sì. Dobbiamo, allora, per uno dei prossimi episodi devo farmi venire in mente un incrocio. Quell'incrocio è troppo grande, quello che avevamo visto, ci ho un po' ripensato, un po' troppo grande questo. Questo è immenso. Questo però non sarebbe male, questo. Questo potremmo anche provare subito a metterlo qua. Proviamo un po'. Vai. Facciamo come finale. Andiamo a cancellare questa strada che abbiamo fatto qua. Andiamo a cancellare questo incrocio. E andiamo a rifarlo. Andiamo a prendere questo incrocio, andiamo a prendere questo con la rotonda, piazzandolo al centro, andando a prendere le due autostrade e a unirlo con l'esistente. E quindi questo l'avremo anche unito. Questo qui invece è un problema, perché questo è doppio, e mentre questo ce la facciamo, e andando a prendere questa 2 riusciamo a unirla qua, e questa a farla unire qua, e questa no, mannaggia. Allora proviamo a fare una cosa, così andiamo a cancellare questa e proviamo da qua a unirla, vediamo se ce la facciamo, siamo fortunati. E poi lo giriamo. No, niente, non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo sbloccare anche questo tile. Allora, vediamo se con questo messo così e con questa doppia uscita, allora, questa la facciamo arrivare qua. Allora, questo lo spostiamo un attimo, purtroppo. Allora, andiamo per adesso ad unirlo così secco, senza particolari. Ci potremmo mettere una rotonda, potremmo farci anche una rotonda, potremmo fare una bella rotonda mega giga, così andiamo a cancellare queste strade e andiamo a prendere queste, sono da 3 però. Allora, questa la facciamo unire qua e questa la facciamo partire qua, eh? È una 3, una 3 che finisce, vediamo un po' se riusciamo ad ottimizzarla un po' meglio, diventa una 4, questa la possiamo far diventare una 4, questa possiamo demolire qualcosa e diventa una 4,
questa lo stesso. No, mannaggia. Questo non diventa. No, questa rompe assolutamente le scatole. Potremmo fare così e unirla. Secondo me questa avevano detto che non ci serviva neanche, secondo me. Questa era la centrale a carbone, ma ci serviva questo? Questo ci serviva? No. Secondo me no. Ok. Andiamo a rizonare la parte industriale che abbiamo perso, che è questa. Ok, andiamo a vedere, abbiamo fatto sicuramente dei danni, ovvio, sovraccarico della centrale, ecco, ve l'avevo detto io che dovevamo lasciarlo. Ah, non è vero, avevo detto una vaccata. Allora lo mettiamo di nuovo così. Ok, ci voleva, avete visto? Anche se hai le due zampette collegate, queste due qua non bastano. Ok, e così gli abbiamo fatto anche la sua rotonda. Ecco, così mi piace già di più, perché così almeno la parte industriale va qua, invece che andare a impegnare questa rotonda. Questi ragazzi gireranno da questa parte, faranno tutto il giro di qua e si impegnano la loro strada e se ne vanno. E se ne vanno placidi e tranquilli. Addirittura, come vedete, fanno il giro di qua. Fantastico. Gli viene anche meglio. Bene, mi piace, mi piace. Ok. Ok, dai, non dispero che anche questa parte qua si vada a risolvere. Aspettiamo, dobbiamo farlo girare un po' e poi andiamo a vedere eventualmente di andare a toccare altri pezzi della città. Bene, anche questo episodio è diventato un po' più lungo, ma abbiamo fatto un sacco di cose. Abbiamo fatto un sacco di cose e bene. Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un suggerimento. Lasciate il vostro abbonamento se volete supportare il canale, supportare questa serie e anche tutte le serie che verranno. Questa è Goldfield. Vi ricordo che gli abbonati sia su YouTube che su Twitch sono i miei sponsor, per cui stanno passando in sovraimpressione e vi ringrazio. Ringrazio tantissimo gli abbonati, perché sono assolutamente la linfa vitale e i miei unici sponsor per questo canale. Grazie mille e un abbraccio a tutti. Fino alla prossima, vi auguro una fantastica giornata. Ciao a tutti.